Il 4 aprile del 1983 prendeva servizio lo Shuttle Challenger, seguì il capostipite, il Columbia, con cui condivise un tragico destino. Nel 2003 il Columbia si distrusse al rientro nell'atmosfera, dopo 28 missioni, il Challenger scoppiò invece al momento del lancio, nel 1986, alla sua decima partenza. Eventi fatali che non nascondono come però lo Shuttle abbia cambiato il modo di accedere allo spazio, divaricando la scelta strategica degli americani dai loro antagonisti russi. Se infatti nel 1983 l'allora Unione Sovietica operava nello spazio con le stazioni orbitanti Salyut, ben 7 al loro attivo, il Challenger alla sua prima missione compiva la prima attività extraveicolare per uno shuttle, con un completo laboratorio orbitale capace, nei suoi 15 giorni di missione, di portare a compimento i numerosi esperimenti che portavano a bordo. Due modi di concepire lo spazio che si riunificarono solo con la caduta del muro di Berlino, la fine della Mir e la nascita della Stazione Spaziale Internazionale, il cui blocco centrale venne costruito sulla base dell'esperienza sovietica, ma a misura della navetta Shuttle. Anche i sovietici intrapresero la strada dello Shuttle. Si chiamava Buran e fu pensato in contemporanea al progetto della NASA nel 1974, ma ebbe il suo battesimo di volo per un test di prova solo nel 1988, realizzando un mai più ripetuto atterraggio completamente automatizzato. Due anni dopo il progetto fu abbandonato, il mondo era cambiato e soprattutto i soldi erano finiti. C'è un aspetto del Challenger che fa pensare all'Italia. Nel 1983 battezzò, come ricordato, la prima attività extraveicolare. 30 anni dopo, tra qualche mese, sarà un astronauta italiano, Luca Parmitano, il primo nella nostra storia a svolgere attività extraveicolare sulla Stazione Spaziale Internazionale, anche se ci arriverà sull'immarcescibile Soyuz.